Io sono Lorella, benvenuti in una nuova puntata della Legacy Challenge, insieme alla nostra Sally. Allora, la nostra cara Sally, che se ne va in giro, è passata d'età. Ebbene sì, è diventata una giovane adulta. Vediamo il calendario. Allora, oggi è il giorno di San Valentino e c'è il Festival della Luce, dalle 6 all'1. Ok, beh, sarebbe carino passarlo lì. Vediamo se ci riusciamo, dai. Ok, molto bene, sta facendo la lavastoviglie. Avevo visto che c'era anche la lettiera che non andava bene, ma questo bagno è un disastro. Vediamo se riesce a ripararlo, Non so perché mi ritrovo fiori da tutte le parti oggi. Ah, allora puliamo la lettiera e poi ha un problema con la lettiera. Vediamo se spostando la lettiera riesce a riparare questo bagno, Sembra di sì. Poi però dobbiamo ricambiarla, se no non riescono più a farci la doccia, immagino. Bene, ha raggiunto il livello 5 di manualità, brava. Ok, diamo una bella pulita. No. E allora facciamo così. Questa lettiera è un po' fastidiosa, Diciamocelo. La mettiamo qua. Proviamo a vedere se asciuga. Ok, sembra di sì. Ecco, già che c'ero, ho cambiato pure il posto al tappetino. Niente lurido. Ah, poverina, si è schiacciata due dita. Vabbè. Oh, ma guardate chi c'è qua. Un batuffolo della polvere. E sta anche piovendo. Ma lei ce l'ha un aspirapolvere? Oh, mi sa di no, sapete? Questo lo distruggiamo perché al momento non c'è il bidone, non capisco. Cioè, ma che è sto casino? C'è una base di prosciutto buttata lì. Non capisco. Vabbè. Bene, ha guadagnato un po' di soldi per i video che ha fatto. Ma a proposito del lavoro, deve trasmettere uno streaming dal vivo di un gioco non pubblicato. E facciamoglielo fare. Ok. Questa lettiera è diventata fastidiosa. La mettiamo qui per il momento, Ecco. Oh. Ok, vai a fare lo streaming del gioco che non è ancora stato pubblicato. Dicevo, nel frattempo noi compreremo un aspirapolvere. Oh. Allora, questi li vendiamo. Così ci facciamo dei bei soldini. Questa, no, vabbè, la lasciamo. Questa pure la vendiamo. Questa la mettiamo qua e la mettiamo in frigo. Ecco. Ok. Perfetto. Però scusate, se lei adesso è diventata un'adulta, può cercare un lavoro. Allora, intanto facciamo negozio e una gratifica. Mamma mia, quanti soldi che ha. Che bello, brava. Vediamo se le danno qualcosa di gratifica. Oh, che peccato. Però... cerca un lavoro, quello sì, adesso sì, accidenti, Allora, vediamo un po'. Direi social media, per forza. Dalle 9 alle 15 lavorerà. Ok. Dunque, andrà a lavorare fra 3 giorni, ma deve aggiornare lo stato sui social media. Eccolo qui. Vai. Impara a conoscere i sim al mercato delle spezie. Ok, anche se non ho capito bene che cosa deve fare, vabbè, poi vediamo. Ora lei sta aggiornando il suo stato. Ok, lo stato sui social media di Sally è stato aggiornato. Ha guadagnato 30 follower, ora ne ha 15.661. Accidenti, che brava. Un attimo, prima di pensare al lavoro dovevamo comprare l'aspirapolvere. Eccolo qua, perfetto. E glielo facciamo passare. Vai, Sally. Chissà dove è andata la Lani, non si sa. Olè. Vai, datti da fare. Bravissima.
la Maria andava in campagna quando il sole tramonterà. E la gattina che la guarda. Dovrebbe essere andato via. Esatto, meno male, va. Oh, ciao tesorina. Meno male, Brooklyn si congratula dall'aldilà. Oh, vediamo quant'è carina che fa tutte le faccende di casa. Brava lei. Usato. Ma perché lo dà sempre così? Allora, fa il bucato, aggiunge la lavatrice. Però aspetta, non la sto seguendo, aiuto. Vabbè, dove è andata adesso? Ci siamo persi sedi. Abbiamo ritrovato sedi. Dunque, lei dovrebbe conoscere qualcuno. Cioè, è vestita come lei. Eh sì, perché adesso è diventata famosa, quindi la gente la imita. Certo, lei è vestita un po' così. Oddio, è questa? Salve! Come caspita è vestita? Oddio, è tremenda, Giorgi. Perché è molto infuriata? Ma stanno litigando! Ma guarda come sei vestita! Non troverai mai un uomo così conciata. Senti, però non è molto carino, eh? Ma pensa per te! Ma guarda questa! Uah, dici solo stupidaggini! Vabbè. Ciao, eh! Accidenti, ragazzi! Lei deve andare sia al Festival delle Spezie che a quello della Luce. Come una giornata così? Vabbè. Torna a casa, va, con questa pioggia. È a disagio, sì. Non c'ha l'ombrello. Vai a casa, vai a mangiare qualcosa, va. Già che ci siamo, le facciamo lanciare un marchio di tendenza. Vediamo un po' come se la cava. In attesa che arrivino le 5. Allora, seleziona un marchio di riferimento. Generazione Y, facciamo. Abbigliamento. E lanciamo il marchio. Mettiamo un cavallo, va? Mettiamo questo. Parti superiori, parti inferiori, lingerie. Corso. Che fantasia, eh? Vabbè, ecco qua. Perfetto, ha speso 300 simsoleon. Vediamo che dice qui. Sedi ha appena lanciato il suo nuovo marchio di tendenza, Horse. I marchi di tendenza generano introiti che ogni giorno andranno a integrare i fondi della sua unità familiare. I marchi che non riusciranno mai a innovare passeranno però di moda e di tanto in tanto a Sedi converrà aggiornare il marchio con un nuovo look, una nuova offerta di prodotti o rivolgersi a un nuovo pubblico per continuare a guadagnare. Ok, va bene. Allora, vediamo se c'ha. Se può rimediare un ombrello, sta poveretta. Mi sembra di sì, però. No, non c'è un portaombrelli. E allora glielo mettiamo. Eccolo qui. Allora, cancelliamo queste scarpette e mettiamo il portaombrelli. Vediamo se può prenderlo. Prendi un ombrello. Ti prego, fa che ci passi. Perfetto. Prendiamo questo arcobaleno. Ok. Andiamo a mangiare qualcosa velocemente, così poi va al Festival delle Spezie. Prendiamo. Che avevo messo prima qua? Questo. Prendi una porzione. Allora, questi li vendiamo. Accidenti, poi devo spedire anche quelle foto su Plopsi. Devo anche prendere la posta. Spedisci e spedisci. Ha già mangiato? Ah, Nalani Anni Paraggi. Eh sì, ha già mangiato. Vedi che brava. Sono le 17. No, puliranno Nalani. Andiamo al Festival delle Spezie. Sono le 17. E perché non ci vai? Forse perché deve scendere semplicemente giù? No, laggiù il volantino. Allora si svolge vicino al borgheggio costiero. Ho capito. E senti, facciamo che ci va con lei e con Noah e poi Brooklyn.
Che tanto è un fantasma, lo mandiamo via. Perfetto, faceva schifo il pasto che ha fatto. Mi fa piacere. Ma no, dai, che luce della perfezione. Ok, sedi, vai pure. Nalani la lasci qui? Sembra di sì. Vabbè, io vorrei sapere perché non si mette l'ombrello questa. Vabbè. Oh, ciao, Noah. No, forse però è un po' troppo stare così, eh? Cambiati vestito, ti prego. Ecco, una giacchetta almeno, insomma. Ciao, tesoro. Wow. Allora, facciamogli tentare la sfida a tutti e due. Io volevo andare al Festival della Luce, però vabbè. Oddio, non ce la fa, non ce la fa. Non ce la fa. Vediamo lui. Insomma, un po' meglio. Poi. Mamma mia, lei proprio non ce la fa. E nemmeno lui però, stanno proprio un po' così. Vabbè. Poi gli facciamo raccogliere un po' di piantine. Sedi ha resistito il più speziato dei cibi speziati. Ora può vantarsi di far parte dei campioni del Kerry e ha vinto una bellissima maglietta. La prossima volta che servirà qualcosa da indossare, controlla nel guardaroba. Oh, che bello! Vediamo un po' questa maglietta. Intanto ha raggiunto il livello 7 di giardinaggio, bravissima. Ah, che carina questa maglietta, è bellissima. Piacerebbe pure a me. Ok, sembra che non possano raccogliere, che non possa raccogliere altro. Accidenti, che giornataccia però. Ma guarda, pure tutte le. Non c'è nessuno. È stato un po' infelice sto Festival delle Spezie. Dunque, lei però doveva conoscere qualcuno. Quindi facciamo presentazione garbata. Intanto Nalani se la suona e se la canta. Allora, sentimento acquisito. Mi fa piacere che le mie battute sui lama non ti sembrino trite e ritrite. Ho l'impressione che tu mi capisca, meno male. Allora, vediamo un po'. Impara a conoscere i sim al mercato delle spezie. Ne dovrebbe conoscere tre. Ok, perfetto, una l'ha conosciuta. Poi andiamo da lei. Presentazione amichevole. E da Isabella. Isabella Giugno. No, aspetta, Presentazione garbata. Ah, intanto Brooklyn. Wow, ma è la figlia di Michael! Eh sì, penso proprio di sì, Persefone. No, troppo presto. Intanto Noah sta annaffiando le piante, che carino si dà il giardinaggio. Mi sa che gli piace. Allora, dopo aver conosciuto queste persone, assaggerà del cibo insieme a Noah. Vediamo col lavoro com'è andata. Ha sempre una. Mannaggia, non andate un buon fine. Mi sa che deve andare al bagno. Vai al bagno, Seri, va. Oh, lui si sta dando proprio il giardinaggio in un modo, eh? Allora, un momento. Dunque, presentazione garbata. Vediamo se riesce. Guarda, si è vestita anche lei come Sandy, che bello. Vedi che vuol dire essere famosi? Presentazione amichevole. Vediamo se riusciamo a fare questa cosa del lavoro. Che fa? Se ne va? Ma no. E aspetta. Ah, meno male, è tornato indietro, va. Ok. Oh, lui è uno spanettone come lei. Fantastico. Ok, perfetto. Adesso andranno ad assaggiare altro cibo. Maiale in agrodolce, buono. Ma sì, assaggia un po' tutto. Ma anche gli spiedini, va. Oddio, non ce l'ha fatta. Sadie, avrei bisogno di parlarti. Sì, dimmi pure. Guarda che faccia che c'ha. Vabbè. Oh, è vero perché lui è ancora un adolescente, mi sa. Oh no, boh. Oh, che carini. Ok, sì, dopo apriamo pure social bar, va bene. Ok, qui è andato tutto a meraviglia comunque. Questo è per te. Oh mio Dio, ti ringrazio. È fantastico. Wow. Dove te ne vai, Sally?
Wow, voglio essere sempre legata a te. Accidenti. Oddio, questo assomiglia. E infatti, è lui. Ah, grande Michael. Senti, ma cosa dici di rendere la nostra relazione un po' più seria? E vai, si sono fidanzati. Oh, è vero, lei ha anche realizzato il suo proposito. Perché ha trovato un fidanzato. A casa deve guadagnare un po' di soldini, perché deve spedire un sacco di cose su Flopsy. Wow! Che bello! Ragazzi! Ma guardalo lui! Si è scaldato tutto insieme, dal gelatino che era. Io ti amo follemente. Per favore, mi vergogno così. Ma Sadie, non dovresti. È cotto. Oh mio Dio! Non ci credo! Ma è impazzito, Noah! Ragazzi, ma è fantastico! Oddio, speriamo che dice di sì. Wow! Allora, beh, io direi però di coronare il tutto con un bel bacio. Wow! Tanto la gente passa. Wow, fantastico! Bene. Ma adesso lei deve conoscere però, torniamo alla realtà, un'altra persona per lavoro. Perciò facciamo che conosce lui, va? Anzi, lui. Ah, il figone del pub dell'altra volta. No, facciamo che conosce lui. Lo conosce. Conosce tutti. Lowell mi sembra che lo conosceva, eh sì. Ma lui no, però. Christopher non lo conosce. Oh, presentazione amichevole. Invece lui ordinerà una bevanda. Nel frattempo, perfetto. E così ti piace ballare, eh? Vediamo un po'. E vai, l'ha completato. Grande. Cosa preferisce Noah? Il grappo bianco di Granite Falls. Oh, hai capito? Guardate, un'altra vestita come lei. Bellissimo. Vedete che vuol dire essere famosi? Si vestono tutti come te. Quasi quasi lo prendo anch'io, bisogna festeggiare, che ne dici? Eh sì, dai, festeggiate. Io farei venire pure Daisy. A questo punto. Oh, oddio, che ha fatto lui? Ah, festeggiamo! A noi! Accidenti, comincia a fare un po' fresco. Che ne dici di andare un po' a casa? Dio, che sta facendo? Ciao piccolina, sai che sei bellissima. Oh, e chi se l'aspettava che Noah diventava così? Nalani è contenta che piove, giustamente essendo una sirena. Chi se l'aspettava che Noah diventava così, così caliente? Oh, che carini. Wow, il giorno dell'amore è andato a buon fine. Ma che ne dici di stare un po' da soli? Per conto nostro. Potremmo andare da qualche parte. Allora, loro sono a casa di Sadie. Sono tornati perché il festival è finito. E lei è felicissima per il matrimonio. Visto che il festival era proprio sotto casa sua, lui l'ha invitata a dormire con lei. Ops. Mi sa che lui non entra in questo letto, mannaggia. Vabbè, e lo faremo dormire. Che brutto, però. In camera di Nalani, tanto non c'è, e Nalani dormirà sul divano, poveretta. Che cafone, un po' cafone però, no, eh? Dai, ecco. Oh, bene ragazzi, direi che per questo episodio è tutto. Qua ci abbiamo la nostra sedia. Che carina questa parete, mi piace tanto, è incasinatissima, ma mi piace tanto.
Lei doveva vendere tutte le foto. Vediamo un po' quante ce ne ha da vendere. Oh, ma quante cose! La pianta mucca! Vabbè, tre, neanche più di tante. Io direi che tutte queste cose se le mettono quando si sposano nel giardinetto di casa loro. Sì, va bene ragazzi, non mi resta che dirvi che ci vedremo al prossimo appuntamento e vi auguro uno splendido proseguimento di giornata o serata, a seconda di quando vedrete questo video. A proposito, se vi è piaciuto, non dimenticate di iscrivervi e di cliccare sulla campanellina, così non perderete tutti gli altri. Vi mando un bacio. Ecco, non l'ho venduto. Devo trovare una soluzione per questa cosa, eh? Vi mando un bacio. Ci vediamo al prossimo video. Ciao ciao!